riguardante l'alimentazione. Per aumentare di massa muscolare, qual è il macronutriente più indicato? La maggior parte delle persone sa che le proteine hanno una funzione plastica di ricostruzione del muscolo o comunque coadiuvano il meccanismo ipertrofico. Quindi su questa verità si è basato il marketing dell'integrazione. Si sono iniziati a vendere degli integratori di proteine, così come integratori di aminoacidi e aminoacidi ramificati, cosiddetti BCA, leucina, isoleucina e valina, perché gli aminoacidi sono ciò di cui è composta la proteina. La proteina è formata da vari aminoacidi, ci sono le proteine nobili e non nobili, ad esempio quelle dei vegetali, dove difettano di alcuni aminoacidi. Ebbene, su questa verità si è basata una menzogna. La menzogna è che per aumentare la massa muscolare ti servono decine e decine, centinaia di grammi di proteine. Studi scientifici hanno dimostrato che in una persona natural basta anche 1,2 grammi massimo di proteine per chilo di peso corporeo. Certo, alcuni studi si sono spinti anche un po' oltre, arrivando sotto la soglia dei 2 grammi per chilo di peso corporeo, però poi ogni studio dice la sua, ogni studio cita una percentuale di grammi, una grammatura particolare. Non è importante però quanti grammi tu assumi per chilo di peso corporeo, perché è impossibile che tu non riesca durante l'arco della giornata, mangiando bene, a non prendere le grammature di proteine che ti servono per aumentare di massa muscolare. Quindi tu in realtà non necessiti di queste integrazioni di proteine. Certo, se sei un agonista magari è diverso, se pratichi sport di resistenza dove porti a bruciare di più la massa magra è diverso, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, perché paradossalmente si pensa che le proteine servano molto di più al culturista rispetto che ad esempio al podista, però è proprio il podista e il ciclista che sono portati a consumare e a bruciare più massa magra, anche se è vero che a loro serve un quantitativo anche più elevato di carboidrati. Però qual è il macronutriente essenziale per chi vuole aumentare la massa muscolare? Ebbene, assunto che non è bisogno di un'integrazione di proteine, in realtà non è neanche bisogno ovviamente di un'integrazione né di grassi né di carboidrati, però l'ingrediente, per la mia esperienza personale, il macronutriente migliore che viene per la massa sono i carboidrati. Perché dico questo? Perché i carboidrati stimolano la secrezione di insulina, ed è proprio l'insulina che è l'ormone del corpo più ipertrofico che ci possa essere. È vero che l'insulina è anche un ormone che, stimolato troppo in eccesso, porta ad un accumulo eccessivo di massa grassa. L'insulina dell'insulina la vedremo in altri video, per oggi ti basta sapere che stimolando adeguatamente l'insulina con una dose adeguata di carboidrati tu stimolerai molto il meccanismo di crescita. Stare a diete ipocaloriche, ipoglucidiche o comunque anche ipercaloriche ma ipoglucidiche rende più difficile il meccanismo ipertrofico. Per oggi impara questo, negli altri video parleremo più approfonditamente a parlare di carboidrati, grassi e proteine, la quantità di carboidrati giusto, eccetera, come funziona l'insulina e altre notizie che ti saranno sicuramente utili. Condividi il video, iscriviti al mio canale e grazie di seguirmi. Ciao e alla prossima!